Entriamo ora nello specifico degli aspetti tecnico-operativi della sicurezza. In particolare daremo le definizioni di rischio, pericolo, prevenzione e protezione. Come viene definito il pericolo all'interno del Decreto 81? Come quella proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore di poter arrecare un danno. Come viene definito il rischio? Come la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione. Ma cosa vuol dire? In pratica, il pericolo è quella proprietà, quella caratteristica di un oggetto, di un'attività o di un prodotto chimico di poter arrecare un danno. E la possibilità di arrecare un danno è intrinseca a come è fatto quell'oggetto, a come è composto quel prodotto chimico o a come deve essere svolta quella particolare attività. E il rischio? Il rischio può essere definito come la probabilità che si verifichi un evento dannoso legato alla gravità delle conseguenze di tale evento. Potremmo dire quindi che il rischio è una condizione in cui il lavoratore si trova quando è esposto ad un pericolo. Potremmo anche dire allora che nel momento in cui c'è un pericolo e c'è l'esposizione a quel pericolo, c'è il rischio. Se c'è il rischio, quindi, c'è il pericolo. Ma se c'è il pericolo, non sempre c'è rischio. Facciamo degli esempi. Prendiamo ad esempio, come pericolo, la lama di un coltello. La lama di un coltello è pericolosa, cioè intrinsecamente può arrecare un danno, poiché può tagliare. Se il coltello è all'interno del cassetto, poggiato sul tavolo o utilizzato, il pericolo non cambia, poiché finché la lama non perde le sue caratteristiche di taglio, il coltello potrà tagliare e potrà arrecare un danno. Il rischio cos'è? Il rischio è la probabilità che venendo in qualche modo a contatto o utilizzando il coltello, il lavoratore possa farsi male. Ovviamente il rischio cambia. Per esempio, se il coltello è all'interno del cassetto e l'operatore non lo deve prendere, c'è pericolo ma non c'è rischio. Se si deve affettare una carota, c'è rischio. Se devo affettare un ananas, il rischio è lo stesso? No, cambia, perché cambia la consistenza e cambia la forma, quindi cambiano le condizioni al contorno e quindi cambiano la probabilità che si possa verificare l'evento non desiderato e potenzialmente può cambiare anche la gravità delle conseguenze stesse. Cambiamo esempio. Prendiamo un prodotto pericoloso, come la benzina. La benzina è un prodotto pericoloso perché la sua composizione chimica è tale per cui a temperatura ambiente sviluppa facilmente dei vapori infiammabili. Avere un litro di benzina o 20 litri di benzina non cambia il pericolo, poiché il pericolo è dato dalla composizione della benzina. Cosa cambia se ho un litro o se ne ho 20? Il rischio, poiché la probabilità che si inneschi un incendio in presenza di un litro di benzina è diversa dalla probabilità che si inneschi un incendio in presenza di 20 litri di benzina. La gravità del danno, cioè la dimensione dell'incendio, cambia a seconda che sia coinvolto un litro o 20 litri. Cambiamo ancora esempio. Prendiamo una curva cieca. Il codice della strada definisce una curva cieca come una curva pericolosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che per come è costruita può provocare un danno, in questo caso un incidente. Se io vado a piedi, in macchina, in monociclo e percorro quella curva, le caratteristiche della curva non cambiano. Cosa cambia? Il rischio. Cioè la probabilità che percorrendo quella curva, a seconda della velocità e del mezzo, si verifichi un incidente, legato sempre ovviamente alle conseguenze dell'incidente stesso. Possiamo quindi dire che il pericolo è qualcosa di oggettivo, che dipende da come è fatto l'oggetto, da come deve essere utilizzato, dalla composizione chimica di un prodotto o dal tipo di attività che deve essere svolta. Il rischio invece è un concetto un po' più astratto, che dipende dal pericolo,
dal tipo e dalla durata dell'esposizione e dalla persona esposta. Il pericolo resta quindi sempre uguale, a meno che non cambino le caratteristiche del pericolo stesso. Il rischio, invece, cambia al variare delle condizioni al contorno. Dal punto di vista matematico, il rischio viene definito come un semplice prodotto tra due fattori, che sono proprio la probabilità di accadimento, detta anche frequenza, e la gravità del danno, detta anche magnitudo. Questi due fattori sono sprovvisti di fattori moltiplicativi, ovvero di quei fattori correttivi che permettono di volta in volta di dare più importanza all'uno o all'altro fattore. Cosa vuol dire? Vuol dire che frequenza di accadimento e gravità del danno hanno la stessa identica importanza, potendo avere comunque due valori numerici diversi. Dal punto di vista grafico, il rischio è un ramo di iperbole. Prendendo ad esempio il punto A, caratterizzato da una frequenza molto elevata e da una gravità ridotta, e il punto B, caratterizzato da una frequenza ridotta e una gravità molto elevata, questi due eventi, A e B, pur avendo caratteristiche completamente diverse tra di loro, potrebbero avere lo stesso identico livello di rischio. Vi faccio un esempio. Poniamo che l'evento A sia il classico incidente in macchina e l'evento B sia l'incidente aereo. Escludendo le statistiche, potremmo quindi dire che l'incidente in macchina rispetto all'incidente aereo presenta una frequenza molto maggiore, ma sempre rispetto all'incidente aereo una gravità ridotta. L'incidente aereo presenta rispetto all'incidente in macchina una gravità molto elevata, ma una probabilità ridotta. Potenzialmente questi due eventi, pur accadendo in contesti e modalità totalmente diverse, potrebbero avere lo stesso livello di rischio. Di fatto, se guardiamo le statistiche, il rischio che corriamo quando andiamo in macchina è molto maggiore, perché, proprio statistiche alla mano, sappiamo che il numero degli eventi, cioè degli incidenti stradali, è molto maggiore rispetto al numero degli incidenti aerei e purtroppo il numero dei morti ogni anno a seguito di incidenti stradali è di gran lunga maggiore del numero dei morti a seguito di incidenti aerei. È quindi estremamente importante capire che il rischio è denotato sia dalla probabilità di accadimento sia dalla gravità del danno. E questi due fattori hanno la stessa identica importanza. Perché insisto su questo? Perché siamo abituati a pensare che un rischio sia maggiore semplicemente perché può accadere molto di frequente, oppure perché se dovesse accadere potrebbe creare un danno molto ingente. Perché questo? Perché di fatto è importante non sottovalutare a priori alcun rischio. Tant'è che lo stesso decreto 81 impone al datore di lavoro di valutarli tutti e di stabilire poi delle misure di intervento con determinate priorità sulla base del livello di rischio che vari rischi hanno e non sulla base che possano accadere di frequente o che se accadono potrebbero comportare dei danni molto ingenti. I rischi che devono essere valutati possono essere suddivisi in rischi per la sicurezza e rischi per la salute. Cosa significa rischio per la sicurezza? Significa che può crearsi un evento di tipo infortunistico. Cos'è l'infortunio? L'infortunio può essere definito come quell'incidente causato da una causa violenta in occasione del lavoro e che può portare a dei danni di gravità diversa. Cosa vuol dire incidente? Vuol dire che qualcosa non è andato come dovrebbe. Cosa vuol dire causa violenta? Che l'evento si è verificato molto velocemente, lì, in quel momento, per quelle circostanze. Cosa vuol dire in occasione del lavoro? Vuol dire che il lavoratore stava svolgendo un'attività lavorativa o comunque un'attività ad essa collegata. Tra gli infortuni sul lavoro, una classe di infortuni è quella degli infortuni in itinere, cioè degli infortuni che possono occorrere nel tragitto casa-lavoro o lavoro-casa. Quale può essere la gravità di questi eventi? La gravità massima è la morte, poiché
non è irreversibile. Poi ci può essere l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea. Che differenza c'è tra l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea? L'invalidità permanente si ha a seguito di un evento per il quale il lavoratore non può più riacquistare tutte le funzioni e tutte le capacità lavorative che aveva prima del verificarsi di quell'evento. L'inabilità temporanea, invece, è una inabilità che dura per un certo periodo di tempo, a seguito del quale il lavoratore comunque poi riacquista tutte le capacità e le funzionalità che aveva prima dell'evento stesso. Cosa sono i rischi per la salute? Sono tutti quei rischi che possono portare a malattie professionali. Come può essere definita la malattia professionale? Come uno stato morboso, una vera e propria malattia, che è causata dall'attività lavorativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno dell'attività lavorativa il lavoratore è esposto ad uno o più rischi per la salute, che possono quindi comprometterne lo stato. La differenza enorme che c'è tra un infortunio e una malattia professionale è la causa. Abbiamo detto che nell'infortunio la causa è violenta. Nella malattia professionale si dice che la causa è lenta. Cioè sono necessarie più esposizioni ripetute nel tempo a determinati valori di rischio affinché il lavoratore, anche a distanza di anni, possa sviluppare quella malattia. Il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza, deve cercare di capire se i rischi sono tecnicamente eliminabili, cioè, in pratica, se si possono eliminare i pericoli associati a quei rischi. Per quanto il datore di lavoro debba domandarsi se i rischi sono eliminabili per tutti i rischi, purtroppo non tutti sono di fatto eliminabili. E cosa si può fare per tutti quei rischi che non sono eliminabili? Il datore di lavoro è obbligato a ridurli. Da che cosa è determinato il rischio? Abbiamo detto dal prodotto della probabilità di accadimento per la gravità del danno. Ridurre il rischio significa ridurre la probabilità di accadimento e ridurre la gravità del danno. Con un piccolo particolare, il cosiddetto rischio zero, cioè un'attività priva di rischi, non esiste. E questo vale, purtroppo, anche al di fuori del luogo di lavoro. La condizione del rischio zero non è mai raggiungibile, abbiamo detto, ma è il vero obiettivo a cui bisogna tendere. Ci si avvicinerà sempre di più come ad un asintoto, sapendo che mai si potrà toccare. Come si potrà avvicinarsi al rischio zero? Attraverso il procedimento di miglioramento continuo. Dicevamo, non tutti i rischi sono eliminabili. Per i rischi che non si possono eliminare, il datore di lavoro è obbligato ad attuare delle misure di prevenzione e protezione. Cosa vuol dire prevenzione? Prevenzione significa attuare una serie di interventi di tipo diverso, atti a ridurre la probabilità di accadimento, ovvero la frequenza di accadimento del rischio. Cioè, bisogna fare in modo che quell'evento non accada. Cos'è la protezione? La protezione è l'insieme di quelle attività e di quelle misure volte a ridurre l'eventuale gravità del danno, cioè a fare in modo che le conseguenze eventuali del danno siano il più reversibili e il più in fretta reversibili possibile. Facciamo un esempio. Poniamo di valutare un rischio tipico che può essere presente sia nei luoghi di lavoro sia al di fuori, come il rischio incendio. Il rischio incendio è legato alla presenza di combustibili, che possono essere solidi o liquidi o gas, e alla presenza di ossigeno, che è il comburente più comune presente nell'aria. Il rischio incendio, proprio perché è dato dalla presenza di combustibile comburente, non potrà mai essere eliminato. Cosa si può fare per ridurre questo rischio? Bisogna attuare gli interventi di prevenzione e protezione. Come posso prevenire un incendio all'interno di un luogo? Per esempio, dotando quel luogo di un impianto elettrico costruito e manutenuto a regola d'arte e utilizzato in modo corretto.
Devo evitare che all'interno di quel locale si utilizzino delle fiamme libere senza autorizzazione. Devo evitare che all'interno di quel locale, per esempio, si fumi. Tutti questi interventi non eliminano il rischio incendio, ma sono volti a limitare la probabilità di innesco dell'incendio stesso. Posto quindi che l'incendio si possa comunque verificare, come fare per limitare le conseguenze? Bisogna attuare quelli che sono gli interventi di protezione. Per esempio, dotare quel locale di opportuni estintori, dotare quel locale di opportune vie di fuga e uscite di sicurezza, dotare quel locale e tutte le vie di fuga di un opportuno sistema di illuminazione di emergenza che interviene nel momento in cui c'è l'incendio e bisogna disinserire la alimentazione principale di corrente. È importante anche avere degli addetti alle emergenze, cioè persone che siano state addestrate ad intervenire in caso di emergenza, ma è anche fondamentale che ci sia un piano di emergenza e che tutti i lavoratori ne siano a conoscenza.